Mentre ti scrivo alla radio Galber canta, non aver paura di darmi un bacio. Queste lettere non le ho mai lette, non so se le leggerò mai. Sembrano lettere d'amore, ma non sono solo lettere d'amore. Sono lettere di mio padre e mia madre. C'è un rapporto tra loro due e si raccontano i loro problemi, le loro difficoltà, ma soprattutto un segreto che ha toccato la mia famiglia. A mia figlia Silvia, se dovessi insegnare a mia figlia una sola cosa, vorrei farle capire il rapporto profondo che esiste tra felicità e amore. Ma non ho intenzione di tenere discorsi sull'amore. Prima di tutto, non saprei spiegarle perché amo sua madre. E la qualità del mio amore per lei non è qualcosa che si possa esprimere a parole, ma qualcosa che devo dimostrare. Sono tante, sono anche un po' rovinate dal tempo, per cui la grafia è anche un po' illeggibile, per cui molte sono, non so se è possibile anche leggerle, decifrarle, capirle, ma non lo farò, per il momento non lo faccio. La poesia ecco, sono come due spine, un esempio. Sono come due spine, una è più corta e l'altra è più lunga. Entra nelle profondità del cuore la poesia. Io quando scrivo una poesia e poi la rileggo, mi commuovo. Entro, mi sindromizzo in quelle parole che ho scritto. E la lettera è quasi diventata un po' commerciale. E allora ho messo in mezzo questo fatto delle lettere, perché c'è stato un periodo che io non scrivevo più. Poi il pallino è ritornato e quindi ho messo questi cartelloni. E così si sono riavvicinati la gente. Però non succede sempre, non è continua la cosa, non... E insomma, in questo mese ho scritto una lettera, 10 euro. Sono stato proprio uno sciocco. Il tempo che abbiamo avuto di incontrarci l'abbiamo sprecato a litigare e non ti ho mai dato un bacio.